Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Capire subito, intanto, se quel palazzo meraviglioso è davvero solo di Putin o nasconde altro, e se lei, so, ha partecipato a quel progetto. Ma il palazzo l'ho disegnato io, senz'altro, e ne ho curato gli interni e ho lavorato in quel palazzo per tanti anni. E non mi è stato commissionato dal presidente, non mi è stato commissionato da nessuno, neppure vicino al presidente, è stato commissionato da un'impresa privata, da un imprenditore molto conosciuto ai tempi, di origine giordana, russo di origine giordana, e io non ho mai conosciuto, non ho mai incontrato il presidente in quel posto, non ho mai discusso col presidente di questo progetto, e è un po' un tormentone che si porta avanti da tanti anni, anche perché Navalny ha portato fuori questa notizia l'anno scorso, ma era una notizia già uscita nel 2015, una notizia che poi è uscita e è andata avanti per tanti anni e che mi ha messo al centro, ahimè, di un'attenzione non gradita, di un buon lavoro che io penso come italiano che ho fatto, di avendo portato la cultura, l'arte, tutto quello di cui noi italiani siamo famosi e siamo conosciuti nel mondo. Quindi direi che è un po' anche una follia pensare che il presidente di un paese così importante abbia bisogno di costruirsi una reggia per se stesso. È come se Andreotti, quando era l'uomo più importante in Italia, l'Italia è un immenso paese, per andare in vacanza si dovesse costruire a Porto Cervo piuttosto che in qualsiasi altro posto una reggia. Bastava che chiamasse e sarebbe stato ospitato ovunque. Guardi, quest'ultima sua affermazione purtroppo non è fondata, perché gli autocrati sempre hanno sognato di eternarsi in grandi palazzi, in grandi architetture. Lei avrà visto sicuramente il palazzo di Ceausescu, che era mastodontico e si vedeva a 3 chilometri di distanza. Quindi è anche una tradizione di quel tipo di governanti, di quel tipo di regimi, di glorificare se stessi e il loro paese con delle grandi architetture. Però io non voglio fargli una colpa, mentre lei faceva quel palazzo, molti grandi della terra facevano affari con Putin e senza nessuna discriminazione. Però voglio chiedere una cosa: qual è il suo giudizio sul Putin di oggi? Cioè, cosa pensa di quello che sta accadendo, dell'intervento, di questa grandezza della Russia che viene raccontata, è stata raccontata anche architettonicamente senza una sua colpa e adesso viene raccontata militarmente? Allora, ripeto e continuo a ripetere, anche se forse non vengo creduto, che quel palazzo non ha nulla a che fare con Putin. Ci sono tanto di documentazione, documenti che io ho fatto vedere a vari posti, di chi erano le persone che hanno ordinato quel lavoro, chi mi ha pagato, per quale ho fatto. Va bene, è ovvio che Putin non l'ha pagato. Scusi, però, architetto, mi sembra che lei stia girandoci un po' intorno, no? È ovvio, anche quando Mussolini ha fatto delle opere, non è che è andato lui a pagare l'architetto, no? E questo siamo d'accordo. Anche quando il grandissimo architetto di Hitler costruì la Berlino del terzo millennio, è vero che discuteva qualcosa con Hitler, ma non è che era pagato dal conto corrente del Führer. Io le sto chiedendo cosa lei comunque pensa di questo intervento. Lei mi risponde: non ho parlato polemiche con Putin. È un po' una risposta che cerca di svicolare, o sbaglio? Ma no, è la verità. È semplicemente la verità. No, io quando dico una cosa lei sono abituato a dire la verità. Io quello che penso oggi è che sicuramente siamo davanti a una tragedia che non ha spiegazioni, ed è una tragedia contro il mondo, l'umanità. Il presidente Putin è sicuramente un uomo che ama molto il suo paese, ma si sente di condannarla? Ed è una persona. Si sente di dire una parola di condanna? Non una tragedia in astratto. Si sente di dire che è un intervento criminale quello che c'è stato? È un intervento di guerra. Tutte le guerre sono criminali. E io sono assolutamente un pacifista. Sì, possiamo tornare. Sono assolutamente contrario a qualsiasi tipo di guerra. Architetto, le chiedo una cosa. Ma